E buonasera a tutti quanti, buonasera a tutti. Mancano ancora poco più di 5 minuti all'inizio della nostra diretta. Siamo già live per dar modo a tutti quanti gli appassionati di vela, gli amici della classe G70 e anche agli amici di Zero Gradi Nord, ovviamente, di raggiungere il nostro live. Questa sera raccontiamo una storia di un'amicizia vincente, come ci siamo permessi di chiamarla e come sappiamo che è veramente la storia di Petite Terrible. Intanto, ben arrivato a Piero Vigo, che vedo essere entrato in diretta, a seguire la nostra diretta, anche a Marco Laurino, che sta collaborando con noi all'altra iniziativa che domani sera ci terrà tutti impegnati per un paio d'ore, che è appunto il Fuori di Vela. Io intanto vedo che stanno continuando ad arrivare i miei ospiti, quelli che saranno anche i vostri ospiti di questa sera. E intanto diamo anche un saluto a Filippo Gioffreda, un nome che non dirà niente probabilmente a nessuno, ma insomma è un mio carissimo amico di vecchia data. Vedo che anche Rossella Roxy Rosito è entrata, però sarà una dei nostri ospiti. Ancora 4-5 minuti e poi dopo andremo ad iniziare il racconto di un team vincente, un team che si è fatto conoscere, si è fatto apprezzare non solo per i grandi successi che ha ottenuto nel corso della sua incredibile storia di vela. Quindi ancora qualche minuto e andremo a cominciare la nostra diretta. E ancora, ragazzi, un benvenuto a Michela Rossi, che insomma è piuttosto collegata alle sorti del Petit Terrible Sailing Team. Ha vissuto successi e le delusioni anche che i ragazzi di Claudia Rossi hanno incontrato nel corso del loro cammino nella classe J70. Ben arrivato a Fabrizio Sirena, a Umberto Benvenuto, a Giovanni Tissone, Filippo Pintonello, Agostino Naibo, Angela Treccani. Benvenuti a tutti quanti raccolti sui social di Zero Gradi Nord, dell'Enfant Terrible Sailing Team, del Petit Terrible Sailing Team e di Big Vool. C'è una storia anche da raccontare circa Big Vool, perché due dei ragazzi in giallo che vedete nella nostra copertina hanno dei progetti interessanti per il futuro. I minuti corrono e fra poco saremo live.
Ben arrivata Rachele Vitello, ben arrivata a questo live dedicato alla storia di Petit Terrible, grazie di essere con noi. Rachele Vitello, noto volto del giornalismo sportivo e specialmente e in particolare del giornalismo bellico. Anche Francesca Rossi, altra componente della famiglia Petit e della famiglia Rossi, è arrivata a seguire il nostro live. Ben arrivata Francesca. Appassionati di vela, amici della classe G70, supporter dei gialli del Petit Terrible Sailing Team, benvenuti a questa che è la storia di un'amicizia vincente. Io ho il piacere di avere radunato tutti quanti i componenti, coloro che hanno fatto la storia del Petit Terrible Sailing Team. Ora io ve li farò vedere tutti quanti, sono tutti riuniti dalle rispettive abitazioni, dai rispettivi luoghi di lockdown, ma per prima cosa il primo benvenuto lo voglio dare all'anima, al colei che collega tutti quanti i fili delle persone che sono attorno a me, che mi circondano, tutti questi volti che vedete. Una buonasera a Claudia Rossi, che tra l'altro è in compagnia di Alberto Rossi. Lui non è un petit, anche se si sta vestendo di giallo. Sono vestito di giallo anch'io questa sera. Ciao Claudia. Ciao Mauro, ciao a tutti. Grazie di questa bella iniziativa. È la mia prima diretta Facebook, ma sono felicissima di condividerla con il mio gruppo. Intanto Matteo Mason ride. Alberto, buonasera anche a te e grazie di esserti reso disponibile per partecipare, insomma, per ripercorrere quelle che sono state le gesta del team di Claudia. Claudia, che cos'è? La prima domanda è per te. Intanto io sento le voci delle figlie, presumo di Matteo Mason, insomma, questa è la famiglia di Petit Terrible. Che cos'è Petit Terrible dopo diversi anni di attività e dopo diversi successi? Come hai anticipato te, Petit secondo me è una grande famiglia e lo dimostra che questa sera siamo collegati tutti insieme, anche se non la vediamo magari insieme da anni, no? E quello che ho sempre apprezzato dei ragazzi che mi hanno accompagnato nel mio percorso è stato il fatto di vedere loro un grosso senso di appartenenza al gruppo, e questo sicuramente mi rende orgogliosa e felice, perché non potevo desiderare niente di più. Ho sempre cercato di affiancarmi di persone con cui sono riuscita a creare un legame che va al di là delle semplici competizioni, e questo secondo me è un po' l'anima dei gruppi. Oltretutto, anima dei Petit, parto subito con un dato, iniziamo subito da qui. 3 titoli europei, 3 titoli che appartengono a Claudia Rossi e a tutto il suo equipaggio, ma insomma la famiglia Rossi, grazie ad Alberto che è lì di fianco a te, ha la striscia vincente che vale quasi una campagna olimpica, perché insomma 4 titoli consecutivi. Quando è che ve lo fate portare via questo mezzo scafo della classe G70? Inizi male, Mauro. Madonna, insomma, da questa risposta mi pare di poter dire che ci sia desiderio di tenere a casa il mezzo scafo della classe. Ma Claudia, quest'anno sarà facile. Quest'anno è stata una passeggiata, e poi credo che sia difficile. Io l'ho visto, ho visto come l'ha fatto fissare al muro. Penso che sarà difficile. Ci ha pensato Mason con qualche adesivo particolarmente potente? Carburatore. Allora Claudia, come inizia e quando inizia la tua storia? Ti ricordi il giorno in cui è iniziata la tua storia nei G70? Ma, diciamo, il giorno in cui è iniziata la mia storia, probabilmente in cui ho ricevuto il G70 come regalo di laurea, e parlo di febbraio del 2016,
e da lì ho iniziato il mio percorso, ho iniziato gli allenamenti e penso che la prima regata poi l'avevamo fatta ad aprile e da lì è stato un susseguirsi di eventi. Allora, Claudia, io adesso inizio ad introdurre gli altri nostri ospiti. Vedo che ne manca ancora uno all'appello. Ma per arrivare, un po' in ritardo, ma sta per arrivare. Ma noi lo scusiamo perché sappiamo che è in lockdown piuttosto lontano, cioè è da un'altra parte davvero. Però chi è stato tra questi che leggiamo il primo ad essersi unito al team di Petit Terrible? Di certo Matteo Mason. Matteo Mason, buonasera. Buonasera. Dove si trova lei Mason in questo momento? A casa. In quel di Ancona, quindi lei non è molto lontano da Claudia Rossi, insomma. Infatti scommetto che sei stato tu l'artefice dell'incollaggio del No. Quindi Matteo Mason vestito rigorosamente in giallo, buonasera. Poi Claudia, assieme a Matteo Mason, ne è arrivato quasi subito un altro, anzi contestualmente un altro. Michele Paoletti. Michele Paoletti, buonasera Michele Paoletti. Io penso che tu sia in lockdown in quel di Trieste. Ciao Michele. Ciao a tutti, sì, anch'io sono qua chiuso in casa, aspettando di tornare in mare. Mentre Michele Paoletti aspetta di tornare in mare, speriamo che riesca a trattenersi con noi resistendo a questa voglia, mentre noi andiamo ad introdurre altri volti noti del Petit Terrible Sailing Team. Claudia, chi ti ricordi dopo Mason e dopo Paoletti? Ma allora, per parlare dell'inizio della nostra storia, ti dico, l'ultimo ospite deve ancora entrare, per cui passerei una grande prodiera con cui ho condiviso tante soddisfazioni, Verena Weber. Verena, buonasera. Ciao. Ciao Vere. Verena, ho avuto modo di rivedere diverse foto tue perché ho preparato un po' di materiale che vorrò condividere con voi per fare un po' diversi flashback nel corso della nostra serata. Ci saranno anche dei primi piani tuoi particolarmente intensi. Detto di Verena Weber, mentre aspettiamo Mister SS Simone Spangalo che sta completando le operazioni di connessione, quale altro nome tiriamo fuori dal cilindro, Claudia? Allora, un altro nome ovviamente ci ha accompagnato anche lui fin dall'inizio, prima in veste di coach e ora in veste di randista, Giulio Desiderato. Giulio Desiderato, io so che sei in lockdown a Genova, Giulio. Buonasera sì. A te. Ciao a tutti, ciao Mauro, ciao ragazzi. Oh, Giulio, tu sei uno specialist North Sales, le stecche le hai preparate? Sì, sono qua pieno di stecche, sono in lockdown con le mie stecche. Qualcuna ce l'ha ancora la Ross che me le ha rubate e adesso gliele chiedo e dovrà tirarle fuori in ordine come sempre. Ma con le condizioni di oggi quale si portano in barca, Giulio? Bah, alla fine se porti tutti e tre i set non sbagli, diciamo, quindi un po' di indecisione, però poi la Ross sa sempre tirare fuori tutto. Intanto ti porto i saluti di qualcuno che conosci bene, Alessandro Saettone, che fa anche ciao con la manina in Facebook. Quindi grande Ale, ciao lui, Ale. Lui ti ha sopportato prima degli altri. E continua ancora, tra l'altro. E continua ancora. Giulio, ho dei video che i tuoi amichetti mi hanno mandato che sono particolarmente interessanti. Quindi rimanete con noi. Questi perché... o c'entra anche Saitone adesso? No, questi gialli. Questi gialli. Paura? Lo so. Vedi. Vedi. Guarda un pochettino. Vado ad ammettere l'ultimo... della compagnia in ordine d'apparizione, ma in ordine di entrata nel team, insomma, assolutamente uno dei primissimi. Vado a chiedergli di attivare la telecamera. Claudia, ci vuoi introdurre tu il nome di cui stiamo parlando? Eccolo. Si tratta di Simone Spangaro, un ragazzo con cui ho navigato tanto a partire dall'S24 e che mi ha sopportato più di una volta sul J70. Ciao Simone, buonasera, grazie di essere con noi. Dove sei, caro Spangaro? Ciao Marco, io sono a Sharjah, negli Emirati.
Che classe. Vedo che scateni l'arità al posizionamento di Simone Spangaro, però ragazzi, vorrei farvi notare, Simone Spangaro ha il background giallo, Attenzione. Esatto, esatto. Hanno rifatto l'albergo apposta proprio. Quindi Simone Spangaro è stato uno dei primi ad unirsi al team di Petit Terrible, poi vedremo in quali occasioni, e ancora da introdurre, cara Claudia, a te la parola. Allora, vado, continuo in ordine cronologico? Assolutamente sì. Allora, diciamo, quando Vere ha lasciato il team è succeduta una grandissima prodiera, che ha avuto modo di stare con noi per qualche evento con cui ci siamo tolte anche grandi soddisfazioni. Sto parlando di un'altra triestina, Gaia Ciacchi. Gaia Ciacchi, buonasera Gaia. Ciao Mauro, ciao a tutti, ciao a tutto il team, grazie mille per avermi invitata, sono super felice di rivedervi anche se da lontano. Beh, comunque dai, non sei poi così lontano da Michele Paoletti, qualora Michele decidesse sera di uscire in film potresti andare a cercare di fermarlo, quindi... Possiamo anche noi uscire in barca. Contiamo sul tuo intervento. Ora, io ci tengo subito a precisare per tutte le persone che ci stanno seguendo, faremo discorsi seri, ma questo è lo spirito di Petit Terrible. Questo è... Cos'è successo? Eccolo. Appunto. E su questo è lo spirito di Petit Terrible, diciamo che è. E in ultima, ma non per ultima, l'attuale prodiere del Petit Terrible Sailing Team, Rossella Roxy Losito. Buonasera Rossella. Ciao Mauro, ciao ragazzi. Grazie. Ciao Roxy. Ciao. Ciao Ross. Ross, vedo che sei in compagnia, lì di fianco a te c'è qualcuno che ci guarda. Com'è? Alle tue spalle, sì. No, lì dietro. No, un po' più dietro Ross. C'è un cane dietro di te, cara Ross. Ah, non lo vedevo. Sì. Vedo che è anche interessato alle nostre chiacchiere. Allora, io ho preparato un po' di materiale e c'è una foto che non è di tanto tempo fa, purtroppo non l'ho fatta io, però mi è stato... è così, purtroppo non l'ho fatta io, però mi è stato detto da Claudia che è una foto... Insomma, che ha una grande importanza, perché racconta quello che veramente è il Petit Terrible Sailing Team. Claudia, io adesso faccio passare questa immagine e raccontami un po' che cosa vuol dire famiglione. Questa è una chicca, Mauro, questo è un cartello che abbiamo trovato nella casa in Uruguay quando siamo stati lì a dicembre a farvi regate, penso che era dicembre, non mi ricordo, e mi ha fatto sorridere ed è per questo che l'ho fotografata, perché sembrava un caso, era assolutamente adatta al team e al fatto che comunque eravamo lì assieme ai nostri compagni di avventura di Enfante Terrible, quindi eravamo una grande famiglia al completo. Famiglione. Un famiglione, però questo qui era il modo per introdurre in modo simpatico la nostra serata. C'è un modo un pochettino più articolato per andare dentro la storia del Petit Terrible Sailing Team ed è un contenuto video che adesso io vado a proporre, dura un minuto e mezzo e racconta quello che è successo nel corso di questi anni, quasi completamente. E
il video chiaramente andava un po' scatti, problemi della connessione, non problemi di Zero Gradi Nord, ma insomma della connessione che sta cercando di mandare il flusso su Facebook, insomma tante emozioni e vado da Claudia a Michele. Michele, tante emozioni, tante cose, tanti successi, ma una domanda su tutte. Che cosa hai imparato in corso di questi anni dall'esperienza del Petit Wrestling Team? Sono stati 4 anni fantastici sì dal punto di vista sportivo, però appunto come si capisce anche da questa diretta, sono stati fantastici perché abbiamo incontrato e conosciuto tanti amici, tutte persone valide, positive. È nata un nuovo famiglione, appunto, perché siamo sempre di più qua. E cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che abbiamo dimostrato che questi titoli li abbiamo vinti facendo gruppo, facendo coro. Siamo tutti, secondo me, dei buoni velisti, però ce ne sono sicuramente di migliori. Noi messi assieme però siamo riusciti a tirar fuori qualche cosa di importante in questi anni, per cui questo è l'insegnamento, ecco. Tutto inizia da lì qui, Simone Spangaro. Ti ricordi dove eravamo quando abbiamo scattato questa foto? Eravamo nel primo campionato europeo a cui abbiamo partecipato assieme. E queste erano le acque di chi? La Killer Walk. Eravamo ancora in 4 all'epoca. Che panza che va Amazon. Esatto. All'epoca si poteva mangiare, anzi bisognava mangiare, quindi non era male. Beh, comunque devo dire, Simone, che ti sei mantenuto più o meno uguale, perché vedendoti adesso e vedendo la foto di allora, anche la barba riesci sempre a mantenerla trimmata al punto giusto, quindi... Sì, sai, quando uno ha una cura esagerata del proprio corpo. La teoria è il mio corpo è un tempio. Esatto, sai. Cosa questo è il segreto di base. Però guarda, ti vengo in soccorso io, cioè mi sembra che Masoni invece abbia perso il controllo della barba nel corso del tempo. Quindi anzi, andiamo a proposito a vedere che a Kiel succedeva una cosa particolare. gli amori mossi, la maglietta gialla era irresistibile per i moschini. Non ti rende giustizia così, tra l'altro. Erano problemi, perché tutto questo succedeva mentre Claudia faceva la portabandiera della rappresentanza italiana in quel di Kiel. Forse un segno premonitore, non lo sappiamo, però comunque la storia di Kiel era iniziata in questo modo. Era il giugno del 2016, diceva giustamente prima Simone Spangalo, la Killer Woche, uno degli eventi più importanti, più frequentati in terra di Germania. È insomma un evento che ha portato bene alla storia del Petit Terrible Serien Team. Claudia, a parte la conclusione e l'inizio, che cosa ti ricordi di questo campionato europeo? È stato sicuramente il campionato che mi ha sorpreso di più, in un certo senso, perché era nata un po' per caso, nel senso abbiamo deciso credo poche settimane prima di partecipare, e tutto mi aspettavo che tranne un risultato del genere. È stato bellissimo ogni giorno, cioè l'ho vissuto insieme ai ragazzi in maniera estremamente naturale, spontanea, e alla fine devo dirti la verità, quando abbiamo vinto nemmeno ce ne eravamo resi tanto conto, cioè ci avevano chiesto addirittura di fare una foto con uno scritto campione europeo e ci siamo rifiutati perché eravamo per cui ecco, è stato tutto molto emozionante, e la vera emozione poi l'ho vissuta quando i ragazzi mi hanno tirato su e abbiamo iniziato a urlare i pipurra davanti a tutti. E intanto in questa foto mi sono fermato perché Alberto, insomma, era venuto
ad assistere alle gesta del Petit Terrible senza sapere come sarebbe finita. Alberto, la tensione a seguire le regate di Claudio era talmente forte che hai deciso poi di andare a regatare anche tu per non pensarci. Ah, sicuramente è stata la soluzione migliore, anche perché vicino tu hai parzializzato la foto, ma ho passato quelle giornate con Nevio a bordo e poi c'era Marina, come puoi vedere, in piena forma, quindi insomma, non so cosa fosse peggio, Marina che mi trasferiva una tensione pazzesca, Nevio che insomma faceva altre cose, e insomma è stata un'esperienza durissima. Ho preferito andare in mare. Alberto, alla fine il campionato europeo a Vigo lo hai vinto e ne vanti uno anche tu adesso, ma ci sono state delle volte che hai desiderato, avresti sognato di essere un petit? Ah, sempre, sono il mio mito, quindi è il team ideale per me, quindi li seguiamo sempre con grande passione. Quando si diceva che non hanno neanche fatto la foto della vittoria, pensate quanto ci possa essere rimasto male io, che sapevo che loro avevano vinto e aspettavo che si fermassero un attimo per farsi fare una foto tutti insieme. L'unica foto che sono riuscito a prendere è questa, dove c'è un mezzo sorriso sulla faccia di Michele Paoletti, di Simone Spangaro, mentre, come potete vedere, scappano verso il porto a velocità warp con Claudia dietro, che sta realizzando in quel momento quello che era successo. Simone, cosa ti ricordi del podio di Kiel? Del podio di Kiel? Del podio sono tutto talmente veloce che ho pochi ricordi. Ricordo questa grande manifestazione, lo spumante, abbiamo detto Claudia. È stato emozionante, ma è stato emozionante tutto il campionato di Kiel. Tirato, pioggia, Matteo ha scoperto la conduzione elettrica. È successo un sacco di cose. In che senso, Matteo? In che senso, caro Masone, hai scoperto la conduzione elettrica? Che rientrando abbiamo preso una piccola scarica elettrica attraverso l'albero. Abbiamo. Sei sempre stato a tutti. Col fulmine si è ben tenuto forte saldamente sulle sarpie, inspiegabilmente. Matteo è sempre motore. Stato il parafulmine del team. E intanto questo qui è il momento che ci ricordava Claudia prima, ovvero il momento nel quale viene poi alzata in trionfo. Ma eravate in tre, vedo, a sorreggerlo. È una falsa magra, Claudia Rossi? Assolutamente sì. Poi allora forse è un po' più male di adesso. No, ecco, effettivamente sì. Dopo Kiel è iniziato la grossa diatriba sul peso dell'equipaggio, no? Forse nasceva da là. Esatto, infatti poi hai visto che gli europei successivi non mi hanno più tirato su. Beh, comunque Alberto, qui mi pare di poter dire insomma che la tensione ormai era stata stemperata, e penso che anche qui Marina non ti stesse stressando molto per quello che succedeva in acqua. Il risultato era conquistato. Che cosa hai pensato quando hai visto Claudia diventare campionessa europea G70? Ah, guarda, ricordo benissimo la sensazione, perché è stata ovviamente un'emozione enorme. Sapevo quanto sacrificio avevano fatto, quanto impegno avevano messo tutti nell'organizzare il loro team, partendo appunto da zero, partendo dalle basi, e quindi era il coronamento di un percorso meraviglioso. Le foto, queste foto che ti mostrano, e tante altre che hai fatto, perché ricordo che ne hai fatte veramente tante, attestano la nostra felicità, ma ovviamente il risultato, la felicità nel vedere cosa, una giusta ricetta, quante soddisfazioni può dare una ricetta tipo quella del Petit Terrible. Cambiamo anno, facciamo... È Matteo che canta? Penso che sia Matteo. Mason, sì. No, sono Silenzio. Ma no, ma non sei da solo lì, Matteo. No, sono da solo, sono tutti nell'altra stanza.
Suoni. Hai altri. Deve essere una stanza piccola, voglio dire, perché pare che sia l'unica con te. Ho chiuso la porta. Bravo. Ti sei... oh, abbiamo potrebbe prescritto... essere un buon upgrade questo per la diretta. Questo qui sarà sicuramente un buon upgrade, ma voglio ritornare un attimo da Michele. Michele, avete vinto in quattro, però poi avete pensato di switchare e di passare ad un equipaggio composto da cinque elementi. Come mai si è arrivati a questa decisione? Ti dico, è stato un misto dell'esperienza del podio con il fatto che c'erano poche donne a bordo, no? Allora metti un po' tutto assieme e abbiamo iniziato a cercare una prodiera. No, sto scherzando. E semplicemente, adesso parlando seriamente, che so che è una cosa rara tra di noi, ma dopo l'europeo di Kiel abbiamo iniziato a preparare il mondiale di San Francisco, dove prevedevamo vento forte, avversari pesanti, ecco qua, guarda che bella immagine, soffiava, e quindi abbiamo deciso di andare un po' più pesanti. L'equipaggio di riferimento era già all'epoca Calvi, che navigava decisamente più pesanti di noi. Abbiamo preso spunto e abbiamo deciso di provare questa strada. Io nel frattempo devo portarvi i saluti di un armatore che sto inseguendo da diversi giorni per cercare di invitare al nostro live di domani sera di Fuori di Vela. È l'armatore campione europeo della classe Medges 20 in carica, Filippo Pacinotti, che mi chiede di salutare tutti i Terrible. Quindi vi porto grande saluti. Paccio. Saluto, grande Paccio. Paccio. Ricordiamo al Paccio, insomma, che domani sera sarebbe gradito ospite di Fuori di Vela per Zero Gradi Nord. Intanto io vado avanti a mostrare qualche foto dall'incredibile campo di regata di San Francisco. Insomma, Verena, cosa ti ricordi di San Francisco? Un freddo incredibile. No, perché la differenza tra la prua e la poppa, cioè, sono quattro stagioni diverse. L'inverno là davanti, tant'è che si era messo anche il paro orecchie Michetti per Michetti, sì, Paoletti, scusate, per sopravvivere, sapete com'è. Paoletti per sopravvivere al freddo di San Francisco, imitato anche da Claudia, come possiamo vedere. Però insomma, scherzi a parte, questa è la cornice di San Francisco e questo è il Golden Gate Bridge coperto dalla nebbia che stava arrivando. Giulio, tu ti eri unito al Petit Terrible Sailing Team proprio in occasione di questo campionato del mondo. Facevi il coach e avevi a bordo Alberto Rossi, ho visto da diverse foto, e anche la Marina. Insomma, dovevi fare il lavoro sopportando anche un po' il fatto che, insomma, c'era lo stress, l'ansia di vedere cosa stava succedendo sul campo di regata da parte della famiglia Rossi. Sì, avevamo iniziato a lavorare assieme durante l'estate sul Garda, perché avevamo fatto tutta una serie di allenamenti appunto propedeutici per il mondiale, e poi non stai pubblicando quel video che avevo fatto durante il mondiale, Mauro. Ora, sei un po' di parte perché metti le tue foto, ma ti ricordo che il video più visto di Petit è un altro, ecco. Però, allora, la Claudia sa perfettamente che io stavo una comunicazione un po', ecco, di parte, se non altro. La Claudia sa perfettamente che stavo raccogliendo il materiale, e lo sapevi anche tu, caro Giulio Desiderato, l'avrei passato, sai che sono persona onesta intellettualmente, magari lo mettevi in bianco e nero, però comunque l'avrei passato. Perché i colori erano stupendi, ma l'attrezzatura era di un certo livello, tra l'altro. Ma Giulio, provavi invidia? No, però mi ricordo benissimo quel mondiale, era stato veramente... I ragazzi avevano fatto un mondiale incredibile, e mi ricordo ancora purtroppo una giornata che era stata particolarmente impegnativa, però nel complesso una trasferta bellissima.
Una trasferta bellissima, un mondiale al quale, come sempre nella classe G70, hanno partecipato i grandi nomi della vela internazionale, tra questi nomi anche il mister John Costecchi, che tu poi tra l'altro, Giulio, hai avuto modo di allenare e di condurre alla vittoria nella classe Medges 20 al campionato del mondo di era Scambia. Già bravo prima, era già bravino prima, poi dando di due dritte soprattutto un po' sul posizionamento, la geometria del campo di regata, è riuscito anche a vincere con Medges 20 un paio di TP52, poi non mi ricordo negli ultimi 5 anni, però ecco, guarda, ha avuto un po' la svolta proprio da quando ci siamo. Guarda, ti posso dire che ancora oggi Costecchi è l'unico velista che ha la medaglia olimpica, la vittoria. Giuro che non sono miei. Possiamo confermare. C'è qualcuno non ci ha raccontato cosa è successo negli ultimi mesi, allora. Mi viene a pensare lo stesso. Comunque, Costecchi. No, non sono io. Tranquilli qua, guardate, basta. Vabbè. Comunque, John Costecchi, l'unico velista che vanta una medaglia olimpica, una vittoria nella Volvo Chair Race e anche una vittoria in America's Cup. Giulio, ce la puoi fare, secondo me, se continui ad impegnarti. Andiamo avanti. Questo è quello che si è concretizzato nel campionato del mondo, nel mondiale di San Francisco, con insomma Claudia, miglior timoniere donna, ottimo piazzamento overall, ve la siete giocata fino all'ultimissima prova, è forse un ricordo spiacevole, però insomma, che cos'è successo nell'ultima giornata di quel mondiale? Ma diciamo che avevamo, come diceva Giulio, fatto un campionato strepitoso e al di fuori di ogni aspettativa, e come a volte succede, purtroppo c'è la giornata storta e in quel caso ce l'abbiamo avuta noi e il titolo è sfumato, però sicuramente ci ha insegnato molto e questa voglia di portarcelo a casa ce l'abbiamo ancora tutti. Nel 2017 è il momento insomma della doppietta. Siamo andati a Denbol e io nel mentre vado a mostrare qualche altra foto. Chi è che ha qualche ricordo bello concreto dell'europeo di Denbol? Forse Matteo Mason? Sicuramente le onde, il freddo e le onde e la pioggia. Beh, era un giugno ridente in realtà. Ah no, poi un bel ricordo è stato uno che è partito a canna in poppa e finito in secca e noi l'abbiamo smangata per poco, quello sì me lo ricordo bene. Ma quanto era difficile, Michele, il campo di regata di Denbol? Ma bello tosto, corrente, vento. Insomma, sembra strano da risultato, ma mi viene da dire che non ci ho capito un granché. Questo ci dà grande fiducia. Certo. No, tu però, Giulio, in quel periodo lì non eri... Vai pure avanti, Michele. Giulietto non c'era, no? Aveva deciso... Ci aveva tradito, esatto, questo volevamo dire. Sì, esatto. Mi stavo allenando per poi poter sostituire Simi. Era esatto, un percorso che era necessario. Michele, venendo a questa foto che adesso sto mostrando, ma eri preoccupato per il mio posizionamento in quel momento o stavi guardando qualcosa alle mie spalle? No, beh, sai che tra di noi in regata c'è sempre un'intesa speciale, no? Guarda il pipì. Denbol credo sia il posto in cui Matteo è caduto più volte in barca. Era mai in piedi, era una roba bestiale, era sempre che rotolava per il pozzetto. E ha avuto anche il coraggio di appendersi a Verena, lanciandolo. Esatto.
Ma Giulio, tu invece non eri della partita, dove ti eri messo? Eri andato a scegliere le stecche? No, allora in quell'anno lì credo di aver navigato con G-Spot, era l'anno di G-Spottino, e poi sono passato da Calvi e poi dopo, appunto, quando Simi ha cambiato vita, sono tornato. E sei tornato, bisogna dire che un po', secondo me, te l'hanno voluta far pagare un po' per esserti allontanato, perché, insomma, io ho ricevuto gli archivisti del Petit Terrible Serie Team, mi hanno fornito di terrei molto a far vedere, insomma, come... Non è un po' presto per mettere questi video in rete? No, perché questa qui è la fase 1, poi c'è la fase 2, che, come sai, viene sempre dopo, ragazzi, la fase 1. Produzione di questo incontro, una famiglia, un gruppo di amici. Eccoci. E questo comunque fa anche vedere, cioè, la concentrazione con la quale abbiamo affrontato il campionato europeo, anche perché, se non sbaglio, era il campionato europeo questo, no? Sì, sì, era prima che arrivasse il dentista a bordo. Ma ce l'abbiamo quello? Assolutamente. Quello anche abbastanza importante. Vabbè, per ora, dai, quasi dignitoso. Mi ferma così, ci metto la firma svangata, via. Vabbè. è andata bene. Sì, alla... non si sente più Mauro, eh? Mauro, vorrei... no, muto. Mauro, brutto scivolone questo, brutto. Adesso io già ti avevo aiutato nel fare i video, però faccio la diretta adesso. No, ma mi ero dovuto mettere muto, ma avete fatto bene, però se no andavo avanti a parlare magari per 20 minuti senza accorgermi. Siamo una squadra, infatti vesto di giallo anch'io, come potete vedere. Però stavo dicendo, dopo la fase 1 arriva la fase 2. Prima ti era andata bene, caro Giulio, però devo dire che invece di farti trascinare, travolgere dagli eventi, hai optato per una... Ho optato per niente. E uno si impegna per anni e cerca di fare bene il lavoro e poi finisce così. E vabbè. Giulio. Però Giulio qui. Di prego. Mi ero dimenticato i carotti della Rossi. Tenuto insieme da dei cerotti. Ho visto che la Rossella aveva chiamato anche il pubblico addirittura ad assistere al tuffo di Giulio. Però Giulio, c'è da dire che ti vogliono molto bene dalle parti del Petit Terrible Serie Team, perché c'è anche spezzone della serata, o da adesso in poi mi devo aspettare tutto il tema? No, assolutamente. Ci mancherebbe. Parlavamo prima del fatto, insomma, che si è come una famiglia. Quando qualcuno non sta bene nell'ambito di una famiglia, ci si supporta, ci si dà una mano. E io ho scoperto che Michele Paoletti ha delle incredibili doti da... quando si è completi. Ah, ma questo sarebbe stupendo anche con l'audio. L'audio possiamo provare a... raccontiamo, eccolo lì, l'operazione fatta. Però non contento, qua Amazon, se non sbaglio, aveva chiesto la lima, ecco. Vabbè. Era successo, Matte, ti eri rotto l'apparecchio, ti stava bucando la guancia, una roba del genere, no? Io. Sì, gli ho chiesto se poteva levarmi via un pezzo di ferro che mi era venuto via dall'apparecchio, dopo mi dava un po' fastidio la colla e gli ho detto se me la limava. E, tra l'altro penso che sia anche nel futuro della vela, no? Con le nuove norme igieniche, sì. Covid, secondo me noi già eravamo abbastanza attrezzati, no? Come approccio. Dunque, ragazzi, so che come tutti quanti i team ci sono dei riti, ci sono dei soprannomi, c'è comunque un
un modo per cercare di sfangarla anche dal punto di vista psicologico. So che ad esempio dopo la linea d'arrivo succede sempre qualcosa, c'è qualcuno che prende il timone e porta gli altri a casa. Claudia. Ah, parlo io? Sì, sicuramente da quando abbiamo iniziato, dopo ogni giornata di regata passo il timone a Miki, che si prende il timone, si prende la randa e si fa il rientro in completa autonomia, così si scarica un po' dello stress che magari gli abbiamo fatto vivere durante la giornata, e quel momento lì non ce lo leva mai nessuno. Noi naturalmente iniziamo a magari a essere degli elementi di disturbo ogni tanto, però sempre con simpatia. Mauro, purtroppo non è successo sempre, perché una volta rientra a San Francisco ha timonato Matteo, ha superato anche gli autocostruiti, ci abbiamo messo 6 giorni per rientrare, tra una famiglia può confermare chiunque. Simi si stava allenando. Simi si stava allenando per provare le operazioni di rientro. Mi immagino la preoccupazione del vostro coach nell'attendervi, evidentemente. O li stavi seguendo anche in quel momento? Ma noi stavamo soffrendo nel gommone, no, Alberto? Eravamo con il nostro protector, sì, non l'avevamo subita troppo quel rientro, ecco. Allora... Io so un po' come funziona a bordo, non perché io ho avuto modo di navigare con voi, perché al massimo vi ho seguito in regata per fotografarvi, ma perché insomma Claudia mi ha raccontato un pochettino come funziona. La bolina è la parte che sembrerebbe essere apparentemente tranquilla, ve la gestite tu e Claudia, Giulio, o sbaglio? Sì, adesso non so dove arrivare. Lo so io dove voglio arrivare. È un pochino... Ah, bolina, sì, che poi vabbè, non è che sono proprio tranquillissimo forse, però no, tra di noi la comunicazione è abbastanza tranquilla, diciamo che... Ma so che la comunicazione... So che la comunicazione fluisce molto molto bene tra mister Paoletti e mister Mason. Si parla di una telecronaca praticamente. Sì, ma tra due persone che parlano contemporaneamente di due cose diverse, praticamente. Lascio la parola, non so chi vuole iniziare. Beh, il tattico. Vabbè, no. Ma io farei parlare Matteo, che è sempre molto, poi, credo... molto chiaro. Matteo, ma confermi questa cronaca un po' alla 90° minuto? Sì. Confermo tutto. So che però è Giulio... il bello che ci abbiamo con Miki, perché alla fine un po' gli deve dare un po' di tensione, un po' di casino in più, perché sennò sarebbe troppo facile. Se andava con quelli buoni era facile, senza pensare che Miki c'ha per tutto il tempo la tua bandana. Beh, io so però che insomma Giulio e Claudia questa cosa qui la soffrono un pochettino, ma insomma poi alla fine chiaramente si drammatizza sempre. Loro dovrebbero rimanere concentrati mentre insomma in falchetta si discute su quello che avviene sul campo di regata, però poi se arriva la boa di bolina e tutto cambia a bordo. Vero caro Michele Paoletti, mi dicono che sfoghi la tensione facendo tutto il fattibile. Non capisco bene. In realtà il top secondo me è il Vang durante la bolina, preferito che inizi a toccare tutto ciò che hai vicino, cazzi la mura, molli il Vang, cazzi il fiocco, insomma trovi il modo di sfogarti. Si chiamano manovre correnti e noi le facciamo fumare. Un webinar Nordman chiesto se regoliamo spesso il Vang di bolina. Volevo rispondergli circa 1500 volte a lato, come per dare un'idea di frequenza, ecco. E mi pare di poter dire che poi emerge un po' il bipolarismo di Matteo Mason, perché mi viene raccontato che riesce a passare da momenti di euforia estrema, nei quali pare comunicare come Ciubecca, con versi, urla e... insomma, atteggiamenti alquanto strani per arrivare in un mutismo totale
che porta nervosismo nel tattico. Corrisponde questa realtà, caro Poletti? Eh sì, completamente. Matteo è una persona entusiasta, è un estremo all'ennesima potenza, e questo suo modo di essere lo dimostra anche in barca in ogni momento. È uno che butta il cuore oltre l'ostacolo, oltre l'incrocio, Michi, anche oltre l'incrocio. E ricordi dove eravamo? A Torchia eravamo. Non lo so, ma ce lo ricordavamo ieri sera, appunto, un aneddoto in cui avevamo degli incroci dubbi e... in poppa reaching, ecco, poi sì, non... con Branco con Branco che aveva la crema negli occhi, tra l'altro, in allenamento a Torchì in cui avevamo il dubbio di passare o no. Allora chiedo: ma passiamo secondo voi? E Matteo fa: io passo. Ed è stata seguita poi dagli altri che hanno detto no! Un po' deluso, anche Matte ha dovuto cedere poi. No, ti ricordi? Sono capotati per evitarci. Abbiamo rischiato. È vero. Dove ho rischiato io. Sì, hai rischiato di dover riparare due barche quella sera. Si è preso le sue responsabilità. Gaia, ti ricordi di aver vissuto questi momenti con a bordo di Petit? Sì, penso che non sapere neanche sceglierne uno da descrivere questa sera. Partendo da Miki, che si sfoga, le confabulazioni in falchetta durante la bolina o durante la poppa o durante il reaching o durante gli incroci. Insomma, io ho dei bei ricordi alla fine, nel senso. No, a parte gli scherzi. Veramente penso che ne abbiamo. Cioè, a parte il fatto che è passato talmente tanto tempo che insomma, la mia memoria è stata riempita da altre cose nel frattempo, quindi non ho un episodio particolare. Sentendoli rivivere queste cose tra di loro, mi sono ritrovata un sacco. Poi, come li sentivo raccontarli, mi immaginavo la scena in barca, per questo ridevo, perché conoscendoli tutti un po', ci metto un po' il loro carattere, mi sbrego veramente. Però so che colui che sicuramente non passa per essere uno, tra virgolette, tranquillo in barca, ovvero GD Ita 5, Giulio Desiderato, riveste un ruolo importante, viene soprannominato lo psicologo durante le poppe. Giulio? Ross, cosa ne pensi di questo ruolo? Perché ognuno ha uno psicologo, diciamo che poi io ho il mio psicologo che è la Ross, o comunque che mi deve sopportare negli sfoghi, che a un certo punto esce fuori un Ross o il Vang o qualsiasi cosa a caso. La poverina è colpa della Ross. Vabbè, ma quello è ovvio. No, beh, meno male che appunto l'aiuto grosso della Ross. Ah, bella questa! Ancora! Vedo che Vasone è preparatissimo in fatto di storia di Petit Terrible. Ecco, qui era ancora. Qua eravamo in Uruguay che c'erano i leoni marini, no? No, questa era sempre l'ombra del Conero, dove indubbiamente, insomma, come potete vedere... Aspetta, in tutto questo posso fare un appunto, perché l'ho vista oggi, scusate, e... guardando la foto, tutti ovviamente guardano Mason. No, vai indietro. Indietro, la foto indietro. Ma guardate la Ross. Oh, Bastardo, già che e lì non so, stavi graffiando la coperta. Adesso, Ross, devi sapere che oggi ho parlato con Giulio prima della diretta e penso che per quello che mi ha detto io ti debba portare, fosse una diciamo velato sistema di invitarmi a portarti delle scuse da parte sua, perché mi ha detto: pensa, l'agitazione a volte è tale che anche durante l'europeo, siccome la Ross a un certo punto è scivolata, mi è capitato di dirle Mattia. Mattia, scusate.
Ciao. Non c'è mica problema, mi stavo domandando appunto di chi è che aveva cambiato voce nel mentre della nostra diretta. Però... si è ringiovanito. Si era ringiovanito molto. Matteo è uguale quando si arrabbia, ha la stessa voce di Mattia in realtà, che è ancora più impressionante su 9 90 kg. Comunque... infatti la tecnica è che io mi metto in posa e Giulio parla. Ah, sì, sì. In quella foto. Beh, Giulio infatti nell'intervista che abbiamo fatto pochi giorni fa sulla sua carriera, ragazzi, un'ora di intervista con Giulio Pizzeratto che vi consiglio assolutamente di andare a seguire, mi raccontava che avete brevettato questo sistema, ovvero Matteo Mason si muove e Giulio dalle spalle urla. Questo qui è insomma. E le partenze soprattutto. Prima dell'intervento di Mattia, stavo dicendo, cara Ross, mi ha raccontato Giulio, quindi penso che fosse un modo di dire, dai, va bene, facciamo che... scusami con lei, allora guarda, a nome di Giulio ti dico, sai quella volta durante il campionato europeo che tu sei scivolata e lui ti ha detto forza Ross, come se stessi facendo uno sport, grande Ross, per forza, perché loro, e lui pretende che dal giro di boa di bolina io saltelli in maniera spaccata, cioè, nel senso dentro i 10 minuti, ecco, perché poi se la boa di pompa sarebbe tutta strada persa, capito Rossi? Una volta ho anche Claudia che quasi mi, cioè, aveva paura che cadessi fuori dalla barca. Io ero pronto a perderti. Che Ross, lui non passando il bordo della barca non ha questi problemi, no? Lui non ha problemi. No, lui è esatto, bravo, sì. Avendo il baricentro a terra, lui si muove come un puretto, capito? Io poi sto fermo lì, grosso modo. 15-0 questa, Giulietto. Ah, vabbè, ma devo lasciare un po' correre anche Matte, se no. Ma prima o poi glielo facciamo fare la prua, Giulietto. L'avevi promesso. A Genova sono uscito con i ragazzi dello yacht, mi sono avventurato fino a prua, ragazzi. Addirittura. E che esperienza è stata, Giulio, quella di avventurarti fino a prua? Bellissima, bellissima. Sono ritornato subito a poppa e... e via. Ma Giulio, ti senti chiaramente legato ai colori gialli del Petit Libre Sailing Team. Hai avuto modo di fare il coach prima poi di salire in barca. Soffri di più a guardare la regata da fuori o da bordo? Non è facile la risposta in realtà, perché da coach ho sofferto e soffro parecchio nel vivere la regata, nel senso che... sì, che poi non potendo far niente, diciamo che sale proprio l'agitazione. Allo stesso tempo, ecco, credo che poi sono testimoni i ragazzi in alcuni momenti della regata, no, anche lì non sono proprio tranquillissimo. Però è un altro modo di viverla, perché almeno ti puoi sfogare, diciamo, in qualche modo, comunque sei in azione. Quindi forse è peggio, cioè preferisco assolutamente viverla a bordo, quello sicuro. Beh, poi anche perché a bordo ti vogliono molto bene, come abbiamo visto nei video di prima. Sì, e... sai, sono coccolato comunque. Matteo, io penso di avere qui disponibile anche un video che vediamo se riusciamo a condividerlo, a farlo partire. Ma anche no. Un video che dimostra... le tue incredibili doti di membro delle Cirque du Soleil. Puoi raccontare cosa stavi provando a fare in questo momento? Stavo cercando, se non sbaglio anche in regata, di tirare su, di andare a pulire... No, questa non era in regata. In regata ero con la stagna. In regata ero con qui la stagna. Qui ti posso dire che si è concluso... qui mi posso dirti che si è concluso con te che lamentavi il fatto di aver perso completamente gli indumenti. Ah, può essere, c'è una buona probabilità. Comunque, questo non me dire... la ricordo, però mi sa che eravamo sul lago forse. Sì. E qui eravate sul lago, infatti ti stavi tirando su i pantaloncini che evidentemente l'avanzamento ti aveva staccato. Guarda un po' che
Aspettino che il computer va a ripescare questo video, qui si vede che si è affezionato molto, però ritornando ancora ai nostri visi, anzi vi metto tutti quanti visibili in questo momento. Giulio, quindi tu sei lo psicologo durante i lati di Poppa, cosa ti ricordi di particolare, qualcosa che è capitato durante uno di questi famosi downwind? Ma secondo me un momento molto bello di quando facciamo la poppa, sempre per tornare un po' alla comunicazione, quando ci troviamo nel modo basso e c'è Miki che non vuole scendere e la chiamata è non più bassi di così e la risposta, ma nel giro penso di un secondo, di Matte è scendi uno o scendi due a Claudia che si trova in questo limbo comunicativo. No, vabbè, a parte che poi adesso si scherza, però poi non siamo così male in poppa in realtà, no? Adesso scherzo un po' sulla comunicazione, però dai. Ma, ecco, Michele, ogni team penso abbia la sua comunicazione, questo me lo confermi, cioè si instaurano delle dinamiche che poi vengono portate avanti nel tempo oppure ci sono comunque dei sistemi di comunicare che sono più o meno sempre quelli? Ma sì, ogni team ha il suo sistema, il nostro è il sistema confuso, però sembra funzionare. No, in barca l'obiettivo sarebbe riuscire a non parlare, a navigare quasi in simbiosi, no? Per cui quando si comunica troppo, appunto, si rischia di incappare anche in situazioni del genere, no? Di incomprensioni. Tutto rigorosamente in dialetto triestino, naturalmente, aggiungo. E chi non lo sa si deve notare. Mauro, ci devi dire anche quando fai le domande serie o quando siamo sempre nel solito spirito, perché sennò... Tanto, voi ve la vivete in questo modo, cioè qualche trasferta con voi l'ho fatta, insomma. Il momento del debriefing è sicuramente un momento serio, però il modo e il sistema per sdrammatizzare c'è sempre. Come, non so, alcuni modi di dire, e ce n'è uno che è ritornato molto di moda ultimamente in ambito Rossi storico legato alla Vera, che era il Tantalana di Matteo Mason, se non sbaglio. Caro Matteo, cos'è diventato questo Tantalana? Una barca. Si è trasformato in una barca. Perché Tantalana a Turcai è diventato Big Bull. E Claudia, che cos'è Big Bull? C'è internazionale, cioè... Scusa Mauro, non ho capito la domanda. Ci mancherebbe, ti stavo dicendo, questo Tantalana è diventato Big Bull in quel di Torcai, dove tra l'altro poi dopo andiamo a raccontare che Mason era partito praticamente da solo ed è arrivato in di più, però a parte questo, e dopo lo raccontiamo, caro Matteo, è così, ma insomma, cos'è Big Bull, Claudia? Big Bull è sicuramente la nostra nuova sfida, è una barca con cui in questo momento ci alleneremo in occasione della campagna olimpica con l'offshore misto, e ogni volta mi intreccio per dire questa categoria, ma va bene. E niente, quando ho convinto Mason di fare questa avventura insieme a me, l'ho convinto solo per il nome, te lo dico. Gli ho mandato un messaggio, se mi dici di sì, chiamo la barca Big Bull. E a quel punto mi ha detto di sì. E insomma, Big Bull è questo nuovo progetto, un nuovo progetto di campagna olimpica che porteranno avanti, avrebbero già dovuto iniziare ad allenarsi, però purtroppo insomma siamo tutti quanti a casa come sappiamo, forse il lockdown è arrivato anche per quello, che c'era troppa paura di iniziare a vedere questa campagna lanciata tra l'altro con grande anticipo da parte di Claudia Rossi e di Matteo Mason. Matteo, so che la barca è in questo momento probabilmente ancora ormeggiata di fianco alla tua di barca, ho avuto modo di vederla. Come si chiama la tua barca, Matteo? Milligor. Ed è che
Che barca è? Perché insomma la barca che ha grande fascino come... Una storia, c'ha una storia, ecco. Una storia. Un Wing 34. Cos'è? Quindi, ed è la barca insomma che... alla quale ti piacerebbe probabilmente dedicarti di più, ma insomma hai tante barche da seguire e l'ultima appunto arrivata è questo Big Bull che ti porterà assieme a Claudia a tentare questa campagna offshore. Michele, come li vedi Claudia e Masoni insieme in questa avventura? Ma è sicuramente è una gran esperienza navigare in mare aperto, è una cosa diversa rispetto a quanto abbiamo fatto tutti assieme. Claudia si mette nelle mani di questo marinaio quale è Mason, che quest'estate ci ha dato prova della sua marineria in crociera più volte. No vabbè, scherzi a parte, la trovo una gran bella cosa, una gran bella esperienza. Sicuramente devono macinare tante miglia, però mettendoci l'impegno e la solita tenacia possono arrivare sicuramente a degli ottimi risultati. Alberto, so che insomma sei legato a tutti quanti i ragazzi del Petit Terrible Sailing Team, ma forse c'è un legame ancora più speciale con Matteo Mason. So che hai una stima incredibile in lui. Questo corrisponde a realtà o no? Sì, assolutamente sì, anche perché con Matteo abbiamo condiviso anche delle esperienze non solo da avversari, ma anche stando molto spesso sulle stesse barche. Abbiamo avuto insieme, abbiamo raccolto tantissime soddisfazioni e quindi da sportivo ha la mia enorme stima. Nel suo caso ha anche il vantaggio che io provo per lui tanto affetto e tanta stima anche al di fuori delle performance sportive, quindi insomma non perdo occasione per averlo vicino quando è libero dagli impegni sportivi che gli serve. E intanto prima parlavamo dell'importanza della comunicazione a bordo e si parlava anche di determinati momenti nei quali si potrebbe anche comunicare senza parlare. In questo è bravissimo Giulio Desiderato, perché guardiamo questo video. Adesivo di livello. Giulio, che cos'era successo qui? E appunto i messaggi del corpo. Ma qua era successo che eravamo sul lago, stavamo iniziando l'allenamento e è arrivato il momento di srotolare il fiocco, di aprire il fiocco e sopra Giulio, perché mi è arrivato proprio adesso, vedi, un uccellino mi ha mandato il proseguo di quel momento e te la faccio più facile, lo facciamo vedere quello che era successo. Non serve neanche la telecronaca. Eccoli, guarda. Guarda. E lì ero in sciopero probabilmente. Sì, ero lì. Sì, non volevi più fare nulla. Lockdown. Dentro poi, J70. Poi ti hanno mandato anche a prua a staccare l'adesivo, che tu però devo dire correttamente ti sei poi attaccato addosso alla cerata, nonostante appunto fosse un adesivo. Ecco, c'è un adesivo anche, continua ad essere in barca tra l'altro, però ho deciso di non dare troppo peso e conviviamo tranquillamente io e l'adesivo, ecco. Claudia, c'è stato un momento nel quale, lo abbiamo detto in apertura, il campionato europeo, il titolo europeo ha preso il volo, si è staccato dalle maglie gialle di Petit Terrible, Petit che poi per un certo periodo ha anche sposato un pochettino il colore fucsia. Però a parte questo, ed è volato su quelle blu, su quelle di Enfant Terrible, c'è comunque una storia che si sviluppa la sera prima della giornata decisiva, quella della grande, grandissima rimonta. Che cos'è successo quella sera? Che cosa hai detto con Alberto? Ah, diciamo che era la penultima sera prima del grande finale
che per noi era già scritto che non avevamo chance di riconquistare il titolo. E mio padre in quel momento, il team di Anfatti Liberi, non si trovavano sicuramente in una posizione di vantaggio, però non so per quale motivo, sapevo che ce la potevano fare, per cui io ho un portafortuna che nelle diciamo, regate importanti mi porto sempre dietro, che è un cappello di mio padre con cui lui ha vinto il Mondiale Far 40, e in occasione di quella appunto serata ho deciso di darlo a lui e non c'è stato bisogno di parlare, perché io l'ho dato, tu pensaci tu, riportalo a casa. E probabilmente questo ha scatenato lui una grandissima forza e ci ha messo ancora più grinta, ha unito il team ed è stato in grado di fare un miracolo, perché quel giorno lì ha fatto un miracolo. Ed è stato una finale incredibile in quella di Vigo, con, mi ricordo, Branco che era assolutamente in estasi, e comunque una gioia incredibile a bordo dell'equipaggio di Anfant, insomma Anfant che subito dopo la linea di arrivo viene raggiunto dal gommone di appoggio, gommone sul quale, come possiamo vedere, stavano già impazzando i festeggiamenti, e poi quello che è successo è insomma storia di Enfant Terrible, ma anche di Petit, perché insomma questo qui è stato il momento della grande gioia. Cosa ricordi, Claudia, esattamente di questo momento? Mio papà, abbiamo questo rito, quando vince una regata ti puoi buttare in acqua per festeggiare, per cui appena ho saputo che avevano vinto sono passato il gommone, sono andato da lui, ho detto il rito, siamo in acqua, e devo dire che non è stata una gran genialata perché l'acqua era bellissima. Però insomma i sorrisi sono quelli di un grande successo, e poi i festeggiamenti una volta tornati in porto, con in questo caso vedete Bianca Crugnola, Stefano Rizzi, Tano Feci, Branco Bercini e Alberto Rossi con il tricolore, festa per tutti, anche per Petita alla fine, anche per la figlia di Matteo Mason, anche per Emma Mason. C'è da prendersi dei rischi, Matteo, a fare delle robe del genere, Sì. Ci vuole talento, dillo. No, vabbè, adesso era piccola, alla fine pesava poco, adesso non ce la farei. Si spacchi la schiena. Ma te l'hanno buttata giù da un elicottero? Alberto, qui per te la soddisfazione di ricevere il mezzo scafo che riconosce il titolo europeo dalle mani direttamente di Claudia? Sì, devo dirti la verità, la grande soddisfazione, ancor più di questo momento, è stato, diciamo, l'essere riuscito a dar seguito a quello che era stato un imprimatur di Claudia, che effettivamente mi aveva dato una grande energia, ma mi aveva anche girato una responsabilità enorme. Come tu sai, io ho avvicinato questa classe per star vicino a Claudia, al team, al loro team, per stare tutti insieme, perché effettivamente la premessa di questa diretta, cioè il concetto di famiglione, è proprio quello che caratterizza i due team, e quindi te capisci che il passaggio di consegne che mi ha dato in un momento difficilissimo, che era, mi sembra, un paio di giorni alla fine della parte, trasferiva una responsabilità enorme. Ti dico, il fatto di esserci riuscito forse mi ha dato ancora più il momento del passaggio del titolo. Con la stessa emozione, la stessa felicità, ho riconsegnato il titolo lo scorso anno ai ragazzi gialli, la stessa sensazione, la stessa identica soddisfazione, anche perché obiettivamente loro lo sanno che cosa penso del loro team. Ritengo che la combinazione, la loro combinazione sia la più bella combinazione in assoluto della forza, e il risultato che riescono a ottenere è quello di essere la marca che è l'equipaggio più forte in assoluto, più forte
che tutte le volte potenzialmente può essere davanti a tutti. Loro sanno che sono convinto di questa mia affermazione, quindi mi sono sentito, diciamo, nel 2018 mi sono sentito di passaggio, ecco. Ti sei sentito di passaggio e nel 2018 però abbiamo anche scoperto una cosa, abbiamo scoperto che le famose corna rivoltemi da Michele Paoletti nel corso del campionato europeo di Malcesine non erano innovative, perché qualcuno me le aveva fatte prima le corna. Ecco qua, questa qui era Claudia in arrivo in banchina in quel di Vigo, era penso la mattina decisiva, quella mattina che poi ha deciso il campionato europeo. Però andiamo adesso al momento forse più significativo della storia del Petit Terrible Sailing Team, perché vincere, diciamo, forse può anche capitare, confermarsi è sicuramente difficile, però poi quando arriva la terza, il terzo successo ottenuto su un campo di regata complicato come quello di Malcesine, con una flotta composta da 120 barche, ha sicuramente un valore diverso. Claudia, so che tu hai dei ricordi molto nitidi dell'ultima giornata di regate di Malcesine. Beh, è impossibile non averli, nel senso che non lo so, quel giorno lì ho provato una cosa che non avevo mai provato prima, c'era una forza strana a bordo, nel senso che eravamo tutti molto uniti, e parlavamo poco, ma avevamo tutti lo stesso scopo, cioè quello di dare il massimo e di cercare di portare a casa di nuovo il titolo. E devo dire la verità, non ci siamo preoccupati troppo di parlare di classifiche, punteggi e via dicendo, e abbiamo semplicemente fatto una chiacchierata prima delle regate, e ci siamo, diciamo, supportati a vicenda, e questa è stata poi la chiave vincente sicuramente di quella giornata. Ognuno di loro è stato fantastico. Veramente ricordo che, non lo so, io ero particolarmente concentrata perché li vedevo molto inseriti nel momento, per cui mi fidavo ancora di più del solito di loro. E ho cercato nel mio piccolo di dare il meglio di me, di cercare di rendergli la vita più facile. Ricordo che nei momenti di maggior tensione guardavo Giulio e gli dicevo sempre stai con me, come che chissà dove stesse andando, no? Perché comunque era un modo che mi aiutava ad avere più sicurezza. L'ultima prova è stata la prova decisiva, eravamo primi in classifica, ma comunque poteva cambiare tutto. E abbiamo fatto una grandissima partenza e già la prima virata avevo il tremolio delle gambe quando Giulio ha detto che incrociavamo tutta la flotta per la sinistra. E il secondo momento sicuramente che mi rimarrà sempre nel cuore quando è stata in boa di Bolina, che davanti a me c'era solo una barca ed era quella di mio padre, come se, diciamo, mi accompagnasse, anzi accompagnasse tutti noi verso la vittoria. E questo è un po' il ricordo che ho di quella regata. E questo qui è appunto il campo di regata di Malcesine, ma adesso però la domanda è sempre relativa alle stecche ed è una domanda che rivolgo a Matteo Mason e a Michele Paoletti. Quante volte vi ha fatto ammainare la randa Giulio Desiderato? Giulio ormai non ci fa più paura, l'abbiamo ammainata talmente tante volte che abbiamo messo a punto un sistema, ormai quando lui dice vorrei la stecca è già su praticamente, siamo diventati bravissimi grazie all'allenamento che ci ha fatto fare. Conta che ogni due prove più o meno la randa va in veleria a cambiare gratile. Perché si incendia. C'è un conflitto di interessi forse alla base di questo. No, c'era stato, secondo me c'era stato un giorno dell'Europeo dove credo che, secondo me, l'abbiamo cambiata all'inizio di ogni prova probabilmente. Era il giorno, quello del bagno. Sì, quel giorno a regattare più a nord. Secondo me ogni prova mentre cambiavamo le stecche, mentre andavamo a prendere i pin. Sì. Comunque, insomma, l'importante, un'altra cosa, un altro dato di fatto è che non ci si arrende mai a bordo di Petit. Mi raccontava Claudia, insomma, che
ha avuto un approccio, se non sbaglio, in una boa di bollina a Torcai che non è stato proprio dei migliori, ma nonostante sia stato un errore che ha fatto perdere tanto tempo, siete ritornati a palla all'interno della regata recuperando tantissime posizioni. Claudia, sto dicendo una cosa giusta? Sì, stai dicendo una cosa giusta, perché quel momento me lo ricordo perfettamente e mi ricordo anche quanto ho rosicato per aver sbagliato la manovra, ed era un'issata durante il Mondiale in Inghilterra dove abbiamo distrutto uno spi e ci abbiamo messo anche qualche minuto a recuperarlo. Nonostante questo siamo riusciti a ripartire, abbiamo completato la prova cercando di recuperare più posizioni possibili e per una volta sono stata contenta di tagliare l'arrivo e leggere che eravamo CS. Quindi insomma tutto perdonato se c'era lo CS, Michele. Beh, dillo allo spi, lui è lì in fondo al mare di Torquì. No, l'abbiamo recuperato, non mi ricordo, però insomma io me lo ricordo. Per una lotta contro avevamo pescato mezzo mare di Torquì. E personalmente, adesso ritornando un attimino sugli accadimenti del campionato europeo, insomma ci sono momenti che sono fondamentalmente contento e orgoglioso di poter documentare, e tra questi ci sono sicuramente i momenti che hanno seguito la conclusione del campionato europeo, il taglio della linea d'arrivo e insomma i festeggiamenti. Questo qui ormai adesso non è una battuta, ma era diventato un sistema per salutarci, perché dopo quello che era successo in acqua, dove Paoletti ha sempre dichiarato di avermi scambiato per un coach avversario, quindi io questo lo devo dire, però questo qui era come Michi, ci salutavamo. Michi, funziona come alibi, funziona. E a vedere questa foto direi che la Rossella pesa veramente poco. Ti ricordi questo volo, Rossella? Sì, sì, me lo ricordo, però è Michi che ha allenato in realtà. E tutti quanti quindi in acqua a festeggiare un titolo europeo, e lì mi sono preso anche un piccolo scherzetto su Giulio, che era convinto di essersi tuffato con il telefonino in tasca, se vi ricordate. Ma sì, telefonino... mi ricordo solo che c'era un problema col cellulare, forse che non lo trovavo più dopo, però non mi ricordo, ero preso un po' dal momento. Pochi minuti prima, forse mezz'ora prima, era capitato questo, e Claudia mi ha raccontato che è quasi rimasta stupita nel vedere comunque Michele Paoletti commuoversi dopo aver tagliato la linea d'arrivo. Michele, che emozione hai provato nel momento della finish line della prova decisiva dell'Europeo? Beh, lì secondo me è venuta fuori tutta l'energia che c'è tra di noi, tra noi otto, perché in barca siamo stati sempre in 4-5, però calcola che una delle prime persone che abbiamo sentito dopo aver tagliato l'arrivo è stato Simi. Mi ricordo che gli abbiamo scritto dei messaggi, per cui è un team allargato. È venuta fuori questa cosa perché era da un po' che la tenevamo dentro. Noi siamo arrivati a Kiel, abbiamo vinto il primo europeo dove la classe ancora non era così accanita come adesso. Eravamo freschi, rilassati alla nostra primissima esperienza e abbiamo vinto quella regata senza dover dimostrare niente a nessuno. Poi siamo andati in Inghilterra, però nuovamente la flotta era ristretta, non era nemmeno così numerosa come nelle regate successive. Da quel campionato abbiamo sempre navigato abbastanza bene, però
abbiamo fatto fatica a raccogliere dei risultati e il Garda è stata proprio una regata speciale perché abbiamo vinto la regata più numerosa con il più alto livello nella storia, secondo me, della classe J70. Quindi questa combinazione di cose ha portato a quel momento che per me e per noi penso essere stato magico e che ricorderemo tutti. Forse io personalmente ricorderò più questo momento che poi il titolo, il risultato. Sono queste le cose che sono speciali in questa esperienza, che appunto non è solo sportiva, è anche di vita, di relazione, di team. Un momento talmente speciale che insomma vedeva protagonista anche Giorgia Speciale, la vedete qui, la campionessa del mondo, più volte campionessa del mondo di tavola vela, che era a bordo del Enfant o Petit Gommone guidato da Albano. Qui Alberto evidentemente emozionato, penso che Albano fosse anche lui emozionato. Tra l'altro Albano ci sta seguendo in diretta, salutiamo anche Albano, storico driver, storico personaggio della vela. Ma Alberto, tu l'ultima prova l'avevi finita, perché io mi ricordo che sei arrivato quasi ancora prima che loro tagliassero la linea d'arrivo. Prova assolutamente diciamo che quella prova la ricordo molto bene, perché il giorno prima erano successe delle cose non simpaticissime, diciamo. Mi ricordo con un equipaggio spagnolo, tanto che la sensazione alla partenza dell'ultima prova c'era la sensazione che ci fosse un po' un'alleanza spagnola, diciamo, che aveva intenzione di marcare i ragazzi e quindi di alterare un pochino quella che era una competizione, diciamo, che si doveva svolgere su altri piani, su altri livelli. Tanto che io di questa regata ricordo tre momenti molto belli, perché una prassi che noi abbiamo sempre, un comportamento che abbiamo sempre, è quello della massima correttezza sportiva. Quindi, nonostante in qualche occasione vorrei fare molto di più, diciamo, facciamo in modo che la regata vada come deve andare, senza alterare, diciamo, senza interferire su quelli che sono i normali svolgimenti. In quel caso però sinceramente mi ero posto il problema di fare in modo che per i ragazzi la regata fosse una regata pulita, quindi non con interferenze esterne non giustificate. Quindi mi ricordo due momenti di navigazione molto belli, e uno era quando abbiamo navigato muradita verso terra, tenendo, diciamo, fermo uno dei possibili fastidiosi, no? Dei possibili contendenti del titolo, ma uno di quelli che poteva infastidire, diciamo, e alterare uno svolgimento normale della regata. Era spagnolo, abbiamo navigato mura dritta per tanto tempo e a un certo punto ci siamo avvicinati pericolosamente a terra. Lui era sotto vento a noi, un pochino avanti. E a un certo punto ha iniziato a urlare lui, rum tu tac. E mi è sembrato di vivere una scena che abbiamo vissuto a un mondiale a San Francisco col Far 40. Quindi lui urlava rum tu tac e io gli urlavo dietro rum tac. E gli dicevo vira, vira, vira. E lui continuava... Quindi ci controllavamo e c'era una signora, pure una signora anziana, che nel frattempo pensava di essere in sicurezza, stando a 2 o 3 metri da riva, che faceva il bagno con una ciambella, e li siamo portati, lui sotto vento, io sopra vento, ma lasciandoli 10 centimetri da una parte e 10 centimetri dall'altra. La signora credo che sia ancora lì, probabilmente sulla ciambella, è rimasta sulla ciambella. E poi un altro momento è quando... abbiamo virato e abbiamo incrociato, mi ricordo, noi avanti, mura a sinistra, e solo che sopra vento a loro, immediatamente sopra vento a loro, incrociava un'altra barca, noi mura a sinistra, loro mura a dritta. E
quello che per me virare in sicurezza poteva significare mettermi sopra vento a loro, e quindi devo dire la verità che in questo momento ho dovuto scegliere tra sfondare quello che poveretto stava incrociando muri a dritta o fare una virata molto a ridosso di lui. Quindi ho virato ovviamente evitandolo, ma molto, molto stretto. E Branco, che non aveva seguito la scena, si è girato verso di me preoccupato e lamentandosi di aver forzato troppo la manovra. E quella persona di gran tatto del Rizzi ha mandato a fanculo, perché gli ha detto: ma secondo te avrebbe virato visto che aveva i ragazzi sotto? E insomma, questo è stato un altro. E poi ovviamente l'ultimo momento, quando abbiamo appoggiato dopo il traversino vicino a loro e sapendo che andavano a vincere. Poi noi abbiamo fatto la nostra regata, siamo andati a terra, abbiamo sbagliato e abbiamo perso un sacco di posizione, non abbiamo regalato niente a nessuno, ci siamo sempre impantanati nell'ultima poppa in una zona di poco vento, ma insomma il momento bello è stato quello dell'appoggiata insieme. C'è una foto tua molto bella che io ho in ufficio. Caro desiderato, insomma, lì l'hai portata a casa il risultato. Quando hai pensato che era fattibile la vittoria? Solo quando hai tagliato la linea d'arrivo o percepivi che c'era qualcosa nell'aria che si andava concretizzando? Ma in realtà, come dicevano secondo me Claudia e Michele prima, anche durante la stagione ci sono stati vari passaggi, credo, durante la stagione che ci hanno portato poi a questo campionato europeo, e non era stata per niente una stagione facile. Mi ricordo ancora, per dire, la regata di Ancona, e c'erano stati degli alti e bassi, però anche parlando con Michi pensavamo a questo titolo europeo. E mi ricordo che per esempio un altro momento di riflessione del team era stato, dove appunto anche Claudio secondo me aveva fatto un bellissimo, veramente aveva avuto grande merito come armatrice nel tenere il gruppo compatto, e era stata anche dopo la tappa di Malcesine, dove avevamo avuto degli ottimi spunti, però avevamo il rammarico di non aver portato a casa un risultato che secondo noi ci sentivamo magari di aver meritato. Quindi in realtà ci sono stati vari passaggi durante l'Europeo in sé. E anch'io mi ricordo questa carica che c'era nell'equipaggio e che ognuno di noi poi trasferiva a suo modo, però ci sono stati, penso che quando siamo scesi in acqua, proprio dal momento in cui scendevamo in acqua, ma in ogni passaggio della regata, avevamo tutti bene in testa questa di cercare appunto di vincere il titolo. E poi l'ultimo giorno è stato incredibile, Mauro, perché noi avevamo iniziato a fare questi mini discorsi di Michele, che erano quasi scaramantici, credo, prima delle regate. Però io mi ricordo, penso che se chiudo gli occhi, mi ricordo dalla partenza fino proprio all'ultimo metro della poppa, mi ricordo questo spirito che c'era in barca. Ed è vero, è stato uno forse delle regate dove siamo stati più in silenzio, perché l'ultima prova eravamo tutti concentratissimi, però abbiamo parlato pochissimo, ecco. Ed è stato molto molto bello e molto emozionante. Questa qui è una delle foto delle quali appunto stavamo parlando prima. E Rossella, tu cosa ti ricordi invece della finish line del campionato europeo? Io da dietro avevo il nostro finestrino, vedevo tutto, alla fine eravamo, come dicono tutti, molto in silenzio, io ero già emozionata in realtà, e appena abbiamo tagliato la linea, non posso descriverlo in realtà, però mi ricordo Claudia che è tipo esplosa, e poi niente, eravamo tutti super, super felici, non so. Però è stata, cioè, l'ultima prova era, cioè, ancora adesso tipo mi emoziono solo al pensiero. Eravamo tutti in sintonia, non mi sono presa insulti da Giulio, stranamente, e quindi... Beh, è stato gentile che ti ho detto gentilmente di venire a poppa quella prova. Gentilmente. Con calma.
No, ma infatti ho detto, cioè, è una prova perfetta. E, insomma, una linea d'arrivo invece, come l'hai vissuta, caro Matteo Mason? Emozionato, ecco, mettiamola così. Molto emozionato. Argomenta un po' di più. No, diciamo da 1 a 10 quanto? Più o meno 15 o meno. No, guardate che Matteo era bello emozionato anche lui, vedete qui ha festeggiato anche Mason, quindi c'era anche lui nei festeggiamenti. Matteo, no. Ma tu fino all'ultimo hai cazzato oppure gli ultimi metri hai detto vabbè dai, possiamo anche distrarci un attimo? No, quello più o meno sono rimasto fino all'ultimo serio, però diciamo un terzo, metà della prima bolina più o meno avevo già più o meno l'idea chiara di come sarebbe andata a finire. E mi ricordo che girata la prima boa di poppa, Michele mi ha detto dove sono gli altri, volevo rispondergli tranquillo, però sarebbe esploso l'equipaggio in quel momento. Anche non ho detto tranquillo, gli ho detto era uno è andato corto e uno è andato sull'altra boa. Perché già tanti anni addietro, una volta mi ricordo che a una regata ho detto dai che questa, dai ragazzi che questa la vinciamo. Cioè, l'ultimo del mare ci ha passato sull'arrivo e mi hanno inseguito più o meno per tutta la barca, 15 persone, quindi quella volta lì non ho più detto, non dico più niente, però ero abbastanza fiducioso, ecco. Però mi ricordo poi Giulio che mandava al suicidio un signore con un toba, con un barchino. No, ma non era una bollina. E dopo era ricordo, comunque era la bolina che c'era questo povero signore col topaz in partenza. Ha detto vira e si è trovato contro mano a una sessantina di J70 e non abbiamo più avuto sue notizie. Non andrà più in barca per colpa tua. No, è insieme alla signora. non lo so se lui è arrivato con la signora. No. E dopo un'altra bella che alla fine prendere a volte le alte piuttosto che il casino del centro, vero Giulio? La circonvallazione. La circonvallazione. Abbiamo preso 2 o 3 volte, c'era coda, c'era traffico in centro, abbiamo preso la circonvallazione. E dopo anche qualche giro di boa che eravamo nella classica condizione genovese. Qual era? No, non mi ricordo. Non ti ricordi qualche giro di boa? Ti ha detto, è lì il Golfo dei Nesci. Il Golfo dei Nesci, è vero, mamma mia. Che ti sei anche infervorato un pochino. È il momento di nervosismo. Sì, era quel bellissimo gate che ci mettevano nel lato, che col vento che andava a finire a un nodo, tutti sotto. Sì. Simone, tu cosa ti ricordi della telefonata che hai ricevuto e dei messaggi che hai ricevuto dai ragazzi? E mi ricordo che li avevo seguiti la sera prima e mi ero sentito con il messaggio con Michele che stava andando. E poi mi hanno chiamato, stavo ancora in base, perché per la domenica eravamo in base, e mi ero molto emozionato, non me l'aspettavo. E in realtà il sabato avevo pensato quasi di andarli a trovare, ma poi appunto mi aveva richiamato in base la domenica, quindi sono rimasto a Trieste, e è stata un'emozione grandissima essere chiamato così, che avevano vinto. Bello, sono forte. Abbiamo pure mandato un selfie. Sì, vero. Vi abbiamo visto prima che avete brindato e vi hanno portato delle birre in banchina per festeggiare il momento della vittoria, però
so che un altro dei riti, dopo quello di Miki che porta dentro la barca timonando e regolandosi la randa, insomma, sono i gin tonic a profusione. Quanti ne sono stati consumati? Beh, questo. No, profusione magari no. Però diciamo che io, Matte e Simi, in questo siamo cintura nera. Adesso anche gli altri si stanno affiancando. Però fin dall'inizio abbiamo portato avanti questo rito. Che ha portato la volta regola. La regola. E dopodiché c'è stato il campionato del mondo di Torcai, un campo di regata difficile con questo X-Slip JR Pitt che insomma ha fatto il suo portando a casa il titolo. E che cosa ricordi, Giulio, del campionato del mondo? Ma secondo me è stata una regata difficilissima per condizioni. E poi mi ricordo la flotta competitiva, però proprio anche le condizioni molto 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 particolari. Era, abbiamo trovato più o meno tutte le intensità di vento, onda, era un campo poi un po' da estremi in alcune situazioni, quindi veramente difficile. E in realtà è stata secondo me un'altra, cioè, è stata un'ottima regata, perché secondo me comunque portare a casa il quinto posto è un buonissimo risultato. Anche qua in realtà l'abbiamo fatto poi anche con un po' lo spirito che ci portiamo dietro ad ogni regata, perché mi ricordo, ecco lì poi non siamo riusciti a fare il colpaccio, no? Però mi ricordo che fino all'ultimo ci siamo cercati di motivare a vicenda e fare il meglio. Quindi poi purtroppo l'ultima regata non era andata, però eravamo in lotta per fare il podio. Claudia, la tua riflessione su Torquay, e dopo ho una domanda per te, perché so che c'è un piccolo annuncio del quale non so se i ragazzi sono già a conoscenza, ma insomma ce lo siamo tenuto per la fine di questa nostra diretta. Allora, il mio commento su Torquay è stato un bel campionato, molto difficile, anche io me lo ricordo difficile, e la situazione cambiava, diciamo che lo scenario cambiava molto velocemente, per cui quando ti sembrava di essere messo in una buona posizione, poi nel giro di pochi minuti poteva cambiare tutto. Nonostante questo, penso che, come diceva Giulio, siamo rimasti tutti molto uniti e la barca camminava e le cose le abbiamo fatte diciamo al nostro meglio. Poi dopo qualche errore c'è stato sicuramente da parte di ognuno di noi, però mi ricordo ancora l'ultima poppa, che mi sembra ci fosse Ventone, che in un momento euforico di Matteo ancora urlava dai che non è finita, quando in realtà diciamo, le cose erano chiare, però era un po' come il giapponese che rimane battaglia. Dopo 20 anni gli hanno detto che la guerra era finita. Io mi ricordo che ce l'avevamo col brasiliano, vero? Brasiliano anche sotto la gru l'ho trovato, maledetto. Sì, me lo ricordo benissimo. Giulio, un attimo, perché una parola ha tirato l'altra. Con essa. Prima di ritornare da Claudia, che vi deve dire qualcosa a tutti, penso. Mason, cos'è successo quando sei arrivato in quel di Torcai? È successo che sono andato, io premetto, sono andato in aereo. Ho preso la mia macchina a noleggio, sono arrivato a Torquay e i ragazzi che hanno portato le barche con il furgone e la macchina le hanno trainate dall'Italia, da Ancona partendo. E quando sono andato ad aprire il telo di una delle due barche, mi è uscita la sorpresa. Pensavo all'inizio che fossero dei sorci, perché dopo la settimana prima che ero in crociera avevo avuto questo piccolo problema con i topolini, pensavo fossero dei topolini, invece sono usciti due cristiani. Quindi, colore però, sono usciti due. Che avevi provveduto a traghettare inconsapevolmente in terra di Inghilterra, fa un po' te. Quindi, come so che poi hai avuto anche un po' problema, perché comunque traffico di persone, cioè immigrazione, inizia, c'è un po' una trafila, diciamo,
che la polizia non era proprio felice di che gli avevamo introdotto due persone nel loro paese, e però dai, l'abbiamo risolta più o meno bene. Sono stati un po' maleducati, se erano più educati gli avrei voluto più bene, però va bene così, dai. Giulio. Gianluca. Eh sì, colpa loro proprio. Ma l'inglese ti ha aiutato. Eh sì, Gianluca è andata alla grande con l'inglese. Giulio, ricomponiti, chiuditi la camicia perché c'è una comunicazione da parte della tua armatrice. Prego, prego, signora Rossi. Non far finta di niente, dai. Io non ho capito cosa ti stai riferendo. Che, beh, insomma, è una storia che sarebbe dovuta terminare, quella con la stagione 2020. Però... Allora, devo dirti la verità, mi sono già al corrente, ragazzi, perché abbiamo avuto una videochiamata un po' per definire il tutto. Sicuramente questo era un po' l'ultimo anno dei Petit per poi intraprendere il percorso con l'offshore, però visto che il coronavirus non ci ha permesso di navigare, sicuramente recupereremo l'anno prossimo. Poi io devo dirti la verità, ogni anno dico così, ma poi non ce la faccio a smettere, per cui finché il mio main sponsor mi supporterà, probabilmente Petite ci sarà. E se no andiamo da Scramble. Il main sponsor dal prossimo anno è Scramble Ego. perché quella via Ferris, capito, ha sempre... Quella scrittina lì a poppa. Più piccolo, no? Il grosso sponsor. Roba. Ma adesso siamo diventati minori. Però sempre le dimensioni sono sempre quelle. Come la Gini, lo spazio che dai al tuo sponsor è sempre modesto. Però vedo, insomma, che so che Scramble Ego ha grossi programmi, quindi vuole buttare nella vela in modo pesante. Alberto, come responsabile media dei due team, devo dire che la visibilità che ha Scramble Ego con un Jennaker annienta quella di Adi Raferri. Il massimo, Mauro, allora, non è il problema della visibilità, è il rapporto tra causa e effetto, perché adesso detto dai bilanci, Scramble Ego è riuscito ad avere quella visibilità con un 500 euro di autorizzazione e realizzazione grafica a carico della barca del costo dei 700 800 euro di costo del logo a carico dello sponsor piccolo e 500 di supporto di sponsorizzazione, quindi so. C'è gente che sa il fatto suo. Mi permetto di dire che la Marina, insomma, è sposata con un grande imprenditore, quindi qualcosa deve aver imparato. Sì, sì, però questo tema ha molto da insegnarmi. Ragazzi, Rossella, a te che tocca supportare per un altro anno desiderato. Vedremo se mi vorranno, se non sarò in Nuova Zelanda. Di la verità, Ross, non è che mi dai la colpa a me poi. Già. No, io voglio dare la colpa. Non è che vai in Nuova Zelanda per colpa mia, Sì. Cioè, Mauro mi fa scappare e vado in Nuova Zelanda per non stare in barca con Giulio. Cioè, così. Pensa che io lo sopporto quasi tutti i giorni che ci sentiamo per telefono, quindi ti capisco. No, e a volte mi dice forza Mauro, come se facessi giornalista, quindi insomma è un rapporto di amore e odio, lo conosco dal 2011, però alla fine gli voglio bene. E, ragazzi, è stato incredibile, è stato un'emozione per me e penso che sia stato altrettanto divertente e altrettanto di insegnamento. Per coloro che ci hanno seguito, perché questo è il vero spirito di Petit Terrible, questo è quello che ha fatto della vostra storia, la storia che avete contribuito tutti a costruire, una storia vincente, una storia di un'amicizia che
non si è conclusa, non si concluderà e continuerà ancora nel 2021, ma sicuramente è qualcosa che, come diceva Michele Paoletti, vi è entrato dentro e vi accompagnerà per sempre. Io vi ringrazio, ringrazio di essere stati miei ospiti e di aver voluto accettare il mio invito, l'invito su Zero Gradi Nord. Ringrazio Michele Paoletti, grazie Michele. Grazie a voi. Ringrazio Giulio Desiderato, grazie Giulio, con il quadro che il Perazzo ama tantissimo alle tue spalle. Sì. Che... ormai mi metto qua per lui. Quindi era una dedica per il Perazzo. Grazie a Gaia Ciacchi, grazie mille Gaia. Grazie mille a voi per avermi, mi è fatto un super piacere rivedervi tutti, grazie. Grazie Verena. Grazie a tutti. Grazie a Rossella che vorrebbe migrare verso la Nuova Zelanda. Grazie a Simone Spangaro, che lui già è emigrato, ma spera forse anche di tornare a casa prima o poi. Prima o poi spererei di tornare, sì. Grazie a Matteo. Se la prossima diretta la rifai da lì è un casino, Dimmi, ti presento gli autisti nostri del furgone se vuoi. Esatto. Esatto, Matteo. Verrebbe Matteo Masone a recuperarti negli Emirati Arabi, la vedo un po' lunga tornare a casa, ma è esperto nel tagliare i confini, attenzione. E grazie a Matteo Masone che forse la barba ha smesso di crescergli oppure già si è stabilita da sola su quella lunghezza lì, perché l'ha detto poi in conta. Ah, l'hai tagliata, perfetto. Quindi la barba, anche Matteo Masone. Quindi... Ci sono anche le steche della mia randa in quella barba. Ma soprattutto grazie alle stecche di Giulio Desiderato, che sono stato argomento anche di un webinar J70 Powered by North Sales. Claudia, non so se hai un ultimo pensiero, un ultimo saluto per tutti. Io intanto però voglio salutare anche Alberto Rossi, ringraziandolo per aver voluto condividere i suoi ricordi, i ricordi che lo legano alla causa del Petit Terrible. Grazie Alberto. Claudia, a te la parola per un'ultima riflessione, per un saluto e poi dopo diamo la buonanotte a tutti. Che dire Mauro, grazie infinite, hai avuto una bellissima idea, è stata divertentissima questa diretta e vorrei ringraziare tutti i ragazzi perché vederli qui tutti connessi comunque mi rende estremamente felice. E spero di tornare in mare presto e sempre forza gialli. E i gialli hanno vinto anche questa sera perché sono ritornati a vedersi nonostante il lockdown. E insomma, da parte mia grazie ancora al Petit Terrible Selling Team e grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito e vi auguro la più indimenticabile delle notti. Grazie a tutti e buonanotte. Ciao a tutti. Ciao, ciao.